Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, bentornati, buonasera Beppe. Ciao Fabio. Allora, siamo al parcheggio Eden, sì. Perché tu sai che qui, insomma, da tempo magari c'era gente un po' si lamentava, quando vai a pagare c'è qualcuno che ti chiede i soldi, insomma, niente di che, però c'era qualche utente che era un po' infastidito. Allora, Atam, con l'amministratore unico Bernardo Mennini, che salutiamo, ha pensato, proprio anche credo dopo un sondaggio che è stato fatto, di in via sperimentale qui all'Eden, poi probabilmente sarà esteso anche in altri parcheggi, di prevedere, diciamo, una sorta di personale ATAM che assiste da una parte i clienti del parcheggio e magari dall'altra, come dire, disincentiva la presenza di persone che chiedono i soldi. Premesso che da quando tu chiedi, dice, è stato annunciato in via sperimentale. Ora io non li vedo, però magari siamo sfortunati a un orario questo che non c'è nessuno, non lo so. No, giusto? Magari sono impegnati, non lo so. È una delle case. È soltanto qui, non ho capito Fabio. Se in via sperimentale è solo qui e questa è un'ora di punta, allora deve iniziare ancora questo servizio. Perché sennò mi sembra logico che proprio in questa qui ci fosse. Sa, nelle ore un po' morte, more l'ora di punta, il parcheggio è pieno. Sono attorno alle 16:30. Il parcheggio è pieno. Non vediamo questi, non vediamo questi assistenti. Queste persone che possono aiutare, gli utenti ATAM. Ma a me sembra uno spreco, dai. Uno spreco. Sì. Tu non ce l'avresti messo. Ma assolutamente, ci penso neanche. Ormai sono tutti capaci, in un attimo pagano quel che devono pagare. Sì, non è quello il punto, hai detto. La motivazione era un'altra soprattutto, sì, no? Sì. Quella di evitare il cosiddetto, che poi ovviamente qui è sempre un tema delicato, perché il cosiddetto accattonaggio ovviamente è anche indice di una situazione. Ma non è il compito dell'ATAM, è il compito della Polizia Municipale, dai, su. È il compito della Polizia Municipale far sì che l'accattonaggio non ci sia. C'è anche un'ordinanza in città che sembra fu fatta dalla destra, che ha detto l'accattonaggio non si può fare. E quindi mi sembra illogico sprecare risorse per fare una cosa del genere. Non ho capito. Anche se dà lavoro però questo. Ma chi lo paga? Vabbè, però lo paghi te fra un po' quando aumentano il prezzo del biglietto. Ma tu dici che l'aumentano per questi. Se i costi aumentano, il servizio deve rendere oppure deve andare in pareggio. E quindi se tu aumenti i costi, logicamente devi trovare anche ricavi che coprono quei costi. Non ci bisogna essere dei ragionieri dottori commercialisti. Sì. L'ho capito io. Quindi secondo te è una cosa un po' così, un manifesto per dire che facciamo qualcosa? Ma non serve a niente, ma c'è nessuno adesso che fa accattonaggio. Anche effettivamente negli ultimi tempi non l'ho più visto. Non c'è più nessuno. Magari dalla parte di là, non lo so. Dalla parte non mi pare di adesso, visti, ma non mi pare di visti neanche là. Dai, qui non c'è bisogno. Ormai la gente è esperta, sono anni e anni e anni che paga il biglietto. Comunque è indubbio che in certi parcheggi alla Cadorna o anche al parcheggio dell'ospedale, dove c'è quelle rampe di scala che ci sono le macchinette per pagare, che qualche presenza un po' molesta ci sia, in dubbio. Tu dici anche lì deve intervenire la municipale. È logico, il servizio della municipale è quello che deve essere fatto, non sicuramente da una persona dell'ATAM. Boh. A me mi sembra qualcosa fatto in più e potrebbe essere dedicati queste persone ad altri servizi. Però visto che a volte la sicurezza pubblica è impegnata, e sappiamo che poi con le risorse, il personale che manca, cioè è impegnata da altre parti, può essere un presidio privato di sicurezza, anche non solo per i clienti ATAM, proprio per tutta la zona Eden, che è vicino ai porcinai, che è vicino. Dici di no. Ma dai, non c'è bisogno di persone fisse. Allora mi ne mettere una, le metti a girare in po' tutti i parcheggi, un giorno in un posto, un giorno in un altro, e eviti questa cosa. Allora scusa, bisogna mettere anche ai semafori qualcuno, perché tu vai in via Fiorentina, c'è sempre, ormai il posto fisso l'ha conquistato il personaggio, è lì dalla mattina alla sera, non fa festa neanche la domenica perché sempre a pulire i vetri. E quindi anche lì lo mettiamo. Adesso. Magari basta. Ne andremo di nuovo a parlare con Bernardo Mennini. Beh, parliamo con Bernardo Mennini e sentiamo un po' cosa l'ha spinto e quali sono i costi per fare questo servizio. Perché mi sembra veramente una cosa esagerata. Boh. Comunque, vedremo anche come gireranno, come lavoreranno questo personale che in via sperimentale poi sembra venga esteso anche agli altri parcheggi. Un po' come nei supermercati c'è la vigilanza, mi capisci? Ma un'altra cosa, è un'altra cosa. Scusa, io una cosa, la gente tende a rubare, tende a scircolare roba, quindi la vigilanza è fatta per quella. Sì, sì, dopo magari eventualmente se succede qualche problematica, le casse o qualche rissa lì presente, sì. Però è nata solo esclusivamente per il fatto che lì la gente ruba, ma qui ruba o scassina questa macchinetta, sennò che ruba. Non fa altro. Se non paga non esce, o rompe la sbarra. Ci vediamo domani. Ciao.